ci sono stati vicini, ci hanno dato la forza di contrastare la peggiore amministrazione della storia della politica brindisina. Io ringrazio a un anno di distanza tutti coloro i quali mi hanno votato al primo turno, tutti coloro i quali mi hanno votato al secondo turno e tutti coloro i quali non mi hanno votato al secondo turno, perché mi hanno fatto passare un anno difficile, mi hanno dato una lezione dove le partite non sono vinte dopo i primi tempi, ma bisogna lavorare e lottare fino alla fine, però era un campo che io non conoscevo e che non potevo immaginare fosse così difficile e tortuoso. Avevo preso un impegno con i miei elettori, con la mia città, con i miei figli, che avremmo lavorato per mandarli a casa quanto prima possibile qualora non avessero governato bene. Hanno governato peggio e un'amministrazione che perde 6 consiglieri nel giro di un anno credo che sia una storia unica di questa città. Senta, lei questa mattina ha incontrato la sindaca per il palazzetto, chiaramente adesso ha assunto anche una decisione a livello sportivo, ha scelto la politica, perché così adesso il palazzetto non si farà e quindi lascia il passo. La ringrazio per la domanda, perché speravo che qualcuno me la facesse. Ho scelto Brindisi, ho scelto la mia città, ho scelto il futuro dei ragazzi, ho scelto il futuro degli imprenditori, ho scelto il futuro di una città che stava andando allo sbaraglio e ho dovuto scegliere per il bene della città. Per il basket provvederemo noi come abbiamo sempre fatto, ma anche sul basket c'erano situazioni oscure di gente che voleva ritornare a galla attraverso il basket speculando in questa situazione. E ho preferito veramente la mia città, perché io amo Brindisi e qualcuno forse non l'ha capito, ed è un messaggio che non sono riuscito a dare durante la campagna elettorale e che qualcuno è riuscito a modificare completamente. Senta, col palazzetto adesso che si fa? Il palazzetto, ci saranno altre strade, ci siederemo a parlare con quello che sarà nominato commissario. Mi auguro vivamente che non sia Castelli, perché credo che i danni che abbia fatto Castelli a questa città siano stati irreparabili. Spero che sia un commissario all'altezza della situazione e noi lavoreremo insieme a lui, insieme al nuovo prefetto che verrà, insieme al nuovo questore. Noi siamo a disposizione per dare un futuro a questa città e ai giovani e ai nostri figli. Sono emozionato, sono stanco, sono 3 notti che non dormo, però questa città meritava questo. Eravamo veramente arrivati, se 6 consiglieri sono andati via, evidentemente c'era qualcosa che non quadrava.